Non si sentono voci di bimbi oltre le mura di questa casa, infelici ma protetti da sbarre di ferro, piccoli detenuti senza amnistia, restano lì, vivono, sopravvivono, anni su anni di ansia e disperazione. Non parlano in questo inferno non voluto, ombre senza nome e senza voci. Non una passeggiata, non un amici fuori dalle mura di casa, non un fratello ormai lontano e mai visto, non un abbraccio da mamma o papà, tutto per il loro bene, bene, deciso da chi? Qui si sentono solo urla e minacce, comportati male e niente visite di mamma e papà, unico immenso valore per loro. Vero ricatto, vera crudeltà. Qui si sente il pianto di bimba strappata alla sua famiglia. Qui si vede il volto triste dell'adolescente. Aspetta invano da mesi e anni la risposta alla supplichevole lettera. A chi l'ha condannato ad una vita crudele? Qui si cresce in modo diverso. Qui fredda struttura di cemento, senza storia, senza amore, senza emozioni, non pulsa la vita. Non è una casa, ci sono sbarre di ferro. Le voci disperate dei genitori non sono ascoltate, sono colpevoli. Il papà ha perso il lavoro, la casa è in disordine, la bambina ha un livido. Queste le colpe. Anime innocenti, merce di scambio, vittime dell'assurdo mercato, vittime dello sporco profitto legale. Strana e crudele la loro tutela. Legge beffarda. Con criminali indulgente, con innocenti spietata.